piano di Dvora non era distruggere Shinnok, ma renderlo schiavo. Impiantò le sue larve nel corpo di Shinnok per la gestazione. Consumato il potere quasi divino del suo ospite immortale, la prole di Dvora si rivelò diversa da qualunque altro Kaitin. Una volta matura, si sparse attraverso i regni come le locuste. Il suo esercito di super droni Kaitin portò gloria a Dvora, loro amata regina, e distruzione a tutti gli altri.